Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. È come un granello di senapa, il più piccolo di tutti i semi, ma che poi diventa albero con tanto di rami che gli uccelli possono farci il nido. È un messaggio di speranza questo, che ci riguarda da vicino. Sì, perché a volte ci guardiamo attorno e restiamo delusi. Ci accorgiamo che la Chiesa non è più quella chioccia che raccoglie tutti i pulcini sotto le sue ali, o quella rete gettata sulla società per imbrigliare tutto e tutti. Può accadere di rimanere delusi, perché finché ad andarsene per conto loro sono gli altri. Pazienza. Ma quando sono i nostri giovani, i nostri figli, allora forse ragioniamo diversamente. Motivo in più per pensare che il messaggio del Vangelo abbia di mira proprio noi. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, quel seme germoglia e cresce, e il granello di senape fa lo stesso. Diventa albero, anche se era il più piccolo di tutti i semi. E a noi cosa tocca fare? Non è mica facile camminare al passo con Dio, non sempre perlomeno. Più facile e comodo è dedicargli qualche momento di tanto in tanto per poi andare avanti per conto proprio. Ma allora il seme non può germogliare e il granellino di senapa sparisce. Chi aderisce a Gesù Cristo capisce che non può più recidere i legami con Lui. Come potrebbero vivere in Lui la fiducia e la speranza? A quale altra fonte potrebbero alimentarsi? In queste parabole si parla anche del terreno che accoglie il seme. Il terreno è la nostra vita. C'è posto per il seme di Dio in questo terreno. Che accoglienza riserviamo al Vangelo nella nostra esistenza personale, nelle nostre famiglie? Ci premuriamo di dissodarlo, quel terreno, estirpando erbacce o piante che non servono a niente? Poi, come si sa, anche il clima ha la sua parte. Gli ortaggi non crescono nel rigore dell'inverno. Non è adatto quel clima. Una fede vissuta, sperimentata, celebrata insieme, questo è l'unico clima adatto per far germogliare e crescere quei valori che fanno la nostra vita, la storia cristiana delle nostre famiglie, se cristiani vogliamo che siano. Dio fa la sua parte. Gesù Cristo non smette di passare e seminare. E ciò che semina crescerà. Ah, certo, con i ritmi e i tempi di Dio, ma crescerà, siamone certi. In ogni caso, ricordiamolo, Dio semina, ma il terreno e il clima dipendono da noi. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.